poliziotti e le poliziotte sono come dei supereroi che ci proteggono sempre da tutto ciò che ci può fare male o danneggiare. Nelle parole dei più piccoli il vero significato dell'esserci sempre, azione concreta e non semplice motto della Polizia di Stato, oggi in festa per il 171° anniversario di fondazione del Corpo. I piccoli della scuola primaria di Malgrate, che con i loro disegni hanno riempito di colori e contenuti le celebrazioni, gli stand in piazza Garibaldi, gli agenti premiati per essersi distinti in servizio. E poi i numeri elencati dal questore di Lecco Ottavio Aragona, reati in crescita del 2,5%, più 13% furti, più 44% le rapine, diminuiscono le frodi informatiche, meno 14%, quasi 900 le persone denunciate, più 14%, 50 gli arresti. Ma il dato più eclatante è quello della droga sequestrata, quasi 480 kg di hashish, 1 kg di cocaina, 5 di marijuana, con le operazioni antidroga nei boschi dello spaccio intensificate nelle ultime settimane. Il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti è motivo di preoccupazione perché è diffuso non soltanto in città ma anche in provincia e comunque porta con sé come conseguenze altri reati. Quindi deve essere rinnovato anche per i prossimi mesi questo impegno, non soltanto in città dove appunto l'attività è costante, è quotidiana, ma anche in provincia, dove appunto vi è il fenomeno dello spaccio all'interno delle aree boschive. Per questo fenomeno ci siamo attrezzati, sia noi che anche i colleghi delle altre forze di polizia, per intervenire in modo sistematico con reparti specializzati e anche con l'ausilio di elicotteri. Quindi per i prossimi mesi l'azione, diciamo, coordinata dalla prefettura continuerà su questo versante. Intanto avete sequestrato diversi chili di droga nel corso di tutte le operazioni fatte nello scorso anno. Sì, indubbiamente non si fa mai abbastanza per cercare di frenare questo fenomeno, ma l'impegno deve essere, come dicevo, rinnovato, anche perché queste organizzazioni criminali, malgrado vengano decimate dai nostri arresti, si ricostituiscono velocemente in fretta. E quindi occorre sottrarre loro sia la sostanza stupefacente che i territori, soprattutto in provincia, nelle aree boschive di cui si sono impossessati.